pomeriggio e bentrovati alla 22 News. La notizia sempre fresca. Ieri pomeriggio al Lido degli Estensi, uno straniero ha rischiato di morire in mezzo al mare in una riunione di lavoro. Il servizio di Julio Vázquez. Quello che sembrava un'allegra gita in barca è quasi finita male per il messicano più famoso di Ferrara. Legato a quello c'è tutta una serie di contenuti legati a noi, quindi da MotoGP, che dobbiamo fare tutta la skill e tutta la roba, a quello del Calvi, a quello di Gerardo, al tuo, a quello di Julio, a quello di Travagli. Abbiamo una serie di contenuti che ne studiamo. Prima una tipologia, diciamo, un contenuto dedicato a creare questi contenuti per le piattaforme PAD, e se continuo per creare contenuti guerrilla o comunque social, diciamo differenti, cioè posizionare quello che prima noi facciamo andando a girare in tutto il mondo dei podcast. E gli studi devono essere mobili, perché se tu domani ti trasferisci o devi fare delle dirette live da un'altra parte, lo studio deve essere anche semplice, parte da smontare e andare da un ospite. Io mi sono salvato grazie alla radio, perché era il periodo dell'eroina, quindi la maggior parte dei miei coetanei si buccavano, invece noi non avevamo né soldi né il tempo, soprattutto il tempo, e quindi lo passavamo alla radio, perché cadeva l'antenna ogni 2-3 mesi. Il trasmettitore che era da cambiare. Scusa un attimo, ma non stava morendo lì il ciupapito del messicano? È vero, andiamo a vedere il video del salvataggio. Oh, sarà meglio? Joe, ma secondo te dopo questo brainstorming, brain sailing, ne uscirà qualcosa di buono? Tu ne sei uscito. E dopo verremo premiati dal ministro. Pensa che siamo in diretta poi. Sì. Sì, sì. Ti abbiamo taggato. È arrivato anche Mr. Joe. E sai che c'è la barca di Willy? Willy, questa è per te. La prossima volta potresti venire, tutte le volte sei pro impegno. Salutati. C'è questa musica da parcheggio della barca? Questa è la musica per parcheggiare la barca? Sì, sì. Vedi che l'idea buona ci è venuta? Radio parcheggio. Spot e micro canzone. 100 secondi di experience. Radio parcheggio. But it's just for laughs. We break through barriers, take what's terrible and make it hysterical. And even when the joke gets very old, we can flip it up and find new material. So there we go. Wise enough to know when to act a fool.
at it. I used to get mad, but that's a bad habit. Had to kick it like a jackrabbit. Had to do the mathematics and add it up. Only one path through the static when you had enough. Yo, cause it's a cold world sometimes, but a punchline feels like sunshine. Unwind like a broken clock. Crack a joke and watch the cold world grow hot like a stove top. Io lo so che voi siete leghisti, per quello mi volevate lasciare lì in mezzo al mare. Stronzi.